Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Giuseppe Pinto e al Comitato Paralimpico Regionale per questa bellissima iniziativa. Iniziare questo tour da Crispiano per noi è molto importante. Io volevo fare i ringraziamenti, unirmi ai ringraziamenti che ha fatto Giuseppe e aggiungere anche ringraziamenti alla Polizia Municipale, alla Misericordia che è qui con noi, alla Protezione Civile Aerea di Crispiano e alla Parrocchia Santa Maria Goretti, nelle persone di Don Mimmo e di Giampiero Ricci, che ci hanno consentito di avere gli spazi gratuitamente per questa giornata. I ragazzi, questa giornata è molto bella. Io credo che il messaggio "insieme si può" e soprattutto la possibilità da parte vostra di conoscere direttamente tanti atleti paralimpici, tanti atleti che hanno vinto non tanto la medaglia d'oro o i traguardi come quelli che ha raggiunto anche Vittoria, ma tutte le persone che vincono la propria disabilità e grazie allo sport, alle arti, riescono a raggiungere la pienezza della loro vita, per voi, soprattutto per voi, è un grande messaggio. Il consiglio che vi do di oggi è: godetevi questa giornata, ma ogni qualvolta avete la possibilità parlate con loro, perché i messaggi di vita per voi giovani sono veramente delle cose importantissime, che dei tesori che possono essere fondamentali per la vostra crescita. Grazie di essere qui anche ai dirigenti scolastici e alle scuole che sono qui tutti quanti oggi in rappresentanza della provincia. Buona giornata paralimpica dello sport. Puntata davvero speciale di Polifemo Eventi. Siamo in quel di Crispiano per la giornata paralimpica regionale, 12 specialità, tante scolaresche. Siamo con il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Una giornata davvero particolare in cui davvero dobbiamo prendere esempio da questi amici che sono formalmente diversamente abili, ma hanno evidentemente una forza superiore ai cosiddetti normodotati, e la via maestra è lo sport. Assolutamente sì, il titolo di questa giornata è "Insieme si può" e il messaggio è fortissimo ed è bellissimo. Abbiamo coinvolto insieme al Comitato Paralimpico regionale le scuole del territorio, ci sono più di 300 ragazzi che provengono dalle scuole di Crispiano e dalle scuole della provincia, 12 attività paralimpiche, con noi l'atleta Vittoria Bianco, vincitrice della medaglia d'oro nella staffetta 100% di nuoto a Tokyo. E il messaggio è semplice ma fortissimo: se questi ragazzi, gli atleti paralimpici, hanno vinto battaglie ben più grandi di quelle dello sport, ma delle battaglie di vita, sono degli esempi per i ragazzi giovani, e quindi già solamente con la loro presenza è un messaggio fortissimo, perché i ragazzi oggi, soprattutto dopo la pandemia, ne abbiamo visti, sono tutti quanti un po' sfiduciati. Un messaggio di questo genere serve anche a dare un messaggio di coraggio, di fiducia proprio ai ragazzi più giovani. Un valore sociale, perché i diversamente abili siano al primo posto, anzi siano al pari degli altri, perché non sono diversi dagli altri. Ci sono molte volte pregiudizi, ci sono forme di emarginazione che queste manifestazioni devono assolutamente debellare. Beh, i diversamente abili molto spesso, Luigi, siamo noi, che voglio dire, sono quelli che si creano dei muri o degli ostacoli rispetto invece alla disabilità, che molto spesso, se ascolti le storie di questi atleti, molto spesso ritorna sempre un messaggio, proprio il fatto che la malattia o il problema che gli ha creato la disabilità poi è stata la molla per vivere davvero appieno la loro vita. Oggi quindi sicuramente avremo una carica di energia. Assolutamente sì. Prima di iniziare la prima delle 6 giornate paralimpiche che si svolgeranno in Puglia a partire da oggi, un applauso grande per la nostra atleta paralimpica Vittoria Bianco, campionessa mondiale di nuoto, medaglia d'oro. Applauso, forza, non si sentono le mani? Ah, beh. Le mani, ho detto, non i fischi. Niente, in questa medaglia ci sono tutti i miei sacrifici
dovete sapere che la mia disabilità, quindi la difficoltà che la vita mi ha messo davanti, mi ha portato a vincere questa medaglia. Con questo vi dico di non abbattervi per qualsiasi cosa, e che qualsiasi cosa vi accada, qualsiasi cosa vi succeda, dovete sempre pensare positivo, anche se alcune volte è difficile, però bisogna sempre pensare positivo e dovete sempre credere in voi stessi. Se vi impegnate, riuscirete sicuramente a realizzare i vostri sogni e a raggiungere i vostri obiettivi. Vittoria Bianco, medaglia d'oro a Tokyo per la specialità di nuoto 4x100 stile. Una medaglia preziosa, una medaglia d'oro, un riconoscimento sportivo, ma innanzitutto una vittoria per una battaglia di forza, di civiltà, per difendere i diritti di chi non è e non deve essere considerato diverso dagli altri. Sì, diciamo che è fondamentale mandare questo messaggio, perché al giorno d'oggi lo sport paralimpico non è ben visto, diciamo, è sempre tenuto in secondo piano, quando bisogna mostrare e far vedere alla gente il mondo paralimpico, perché è in grado di trasmettere tanto coraggio, tanta forza di volontà, e quindi far conoscere ai ragazzi d'oggi questi valori è fondamentale e li aiuti a vivere meglio, diciamo, la vita. Cosa hai provato a Tokyo al momento dell'inno di Mameli, al momento della premiazione? Sicuramente avrai ripercorso la tua vita, le tue battaglie. Io diciamo che sul podio ho realizzato quello che avevo fatto, e alla prima nuota dell'inno di Mameli sono scoppiata a piangere, perché lì ho capito che tutti i sacrifici che avevo fatto, tutto l'impegno che ci avevo messo era valso a qualcosa, e quindi è stato lì, diciamo, che ho capito quello che... Permettimi di farmi toccare la prima volta che tocco una medaglia d'oro, ed è giusto che la mostriamo. È bella pesante. Sì, è pesantina. No, vabbè, cioè qui dentro ci sono appunto tutti i sacrifici e tutto l'impegno che... Mettila al collo, te lo meriti, e questa medaglia deve essere un simbolo di lotta, soprattutto un modo per infondere coraggio in chi magari si sente un po' giù, perché la natura, la vita è stata matrigna, ma il coraggio, il sole della vita, dell'impegno, supera ogni ostacolo. Brava davvero, che bella medaglia. Grazie. Un grazie particolare sia al sindaco, a tutta l'organizzazione, all'ufficio, perché ci ha dato modo di poter essere qui oggi presenti. Adesso farete un giro delle diverse discipline e quindi proverete, e con l'impegno già assunto con l'associazione di poter conoscere qualcuno di questi campioni, e verranno a scuola a raccontarci la loro storia. La professoressa Rosaura Di Giuseppe, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero di Crispiano Elsa Morante. Un momento di crescita innanzitutto, perché il messaggio che viene da questi atleti è un messaggio forte, un messaggio di vita, è un messaggio di valori, è un messaggio educativo. Sì, è un grande messaggio di coraggio, di sacrificio. Abbiamo bisogno, non soltanto i ragazzi, ma anche noi adulti, di confrontarci con questi campioni olimpici. Dicevo, Vittoria è qui con noi oggi ed è una campionessa, ha vinto una medaglia, ma sono tutti campioni, e che i ragazzi possano avere degli esempi positivi di altri ragazzi coetanei che hanno affrontato in una maniera molto positiva e costruttiva la propria disabilità, e quindi quello che poteva sembrare un ostacolo è diventato poi strumento per raggiungere una vittoria che è quella personale. Questo è un insegnamento che vale la pena che tutti i ragazzi sperimentino e conoscano, ma anche tutti gli adulti, insomma, è un esempio di coraggio e di vita vissuta in termini positivi. Anch'io mi associo ai ringraziamenti fatti al presidente Pinto, Antonio Busti, che ha permesso tutto questo, a Vittoria, medaglia d'oro di nuoto, e mi associo soprattutto al pensiero dell'assessore Bagnarasta. Provate tutto quello che c'è da provare, perché è veramente un'esperienza unica, e non mi dilungo perché sicuramente ci saranno altri interventi, quindi divertitevi e buona giornata a tutti.
il consigliere Piero Liuzzi, consigliere delegato allo sport. Potremmo dire oggi sport e sociale, sport ed educazione, sport e morale. Assolutamente sì, questa è un'iniziativa per i giovani, per i ragazzi, è un messaggio di speranza, è un messaggio anche come testimone alla presenza di Vittoria Bianco, medaglia d'oro alle Olimpiadi di nuoto, è un messaggio di speranza e tutti possono ambire ad arrivare a certi traguardi anche nella e con la disabilità. Allora, intanto spero che voi proviate tutte le discipline che ci sono qui, non per qualche cosa, intanto non essendo fate silenzio. A scuola, intanto non essendo a scuola state qui, insomma godetevi un pochettino le discipline. Io voglio veramente unirmi ai ringraziamenti, ringraziare il presidente Giuseppe Pinto, tutto il suo entourage, e mi piace dire in questa sede, soprattutto facendo riferimento alla nostra atleta Vittoria, pensiamo alle difficoltà di un disabile che però nelle difficoltà riesce a raggiungere una medaglia d'oro, un risultato. Cosa voglio dire? Ragazzi, non abbandonate i vostri sogni, non pensate che le cose siano impossibili, le cose sono possibili, basta volerlo, dipende da voi. Grazie. L'assessore Aurora Bagnalasta, titolare della delega alle pari opportunità, alla cultura, ai servizi sociali e allo spettacolo. Beh, il sociale è, come dire, il protagonista di questa mattinata, ma il sociale abbinato alla cultura, ad una forma mentis che non consideri il diversamente abile come un diverso, ma lo consideri addirittura un esempio positivo. Quanti giovani si fanno prendere da, si incamminano verso brutte strade, magari potrebbero prendere esempio dalla forza di questi giovani diversamente abili. Sì, come dice lei, è importantissimo anche l'esempio di questo evento, che non è solo un evento fine a se stesso, ma è un evento che punta soprattutto su un'altra delega che ho, che è quella delle pari opportunità. Le pari opportunità sono, appunto, se noi parliamo di pari opportunità, pensiamo a quanto una persona con difficoltà, con disabilità, ci ha tenuto con tenacia ed è riuscita ad arrivare a risultati come la nostra madrina, Vittoria Bianco. Allora, questo evento, paragonato in metafora a quello che le sto dicendo, mi piace pensare che i ragazzi prendano esempio da Vittoria. Come dicevo prima, sul palco bisogna che i ragazzi capiscano, che tutti, non solo i giovani, capiscano che quando noi abbiamo un obiettivo e ce lo poniamo dobbiamo tentare di raggiungerlo e non esistono difficoltà che tengano. La volontà può farci superare le barriere. Poi fatemi ringraziare la comunità di Crispiano, nella persona di, prima di tutto, Antonio Fusti. Il sindaco alla mia destra. Giuseppe Pinto, presidente del Comitato Regionale Paralimpico, un giro, un tour per la Puglia, oggi a Crispiano, per infondere dei valori e forse per dare, anzi sicuramente per dare coraggio a chi non lo ha, perché il messaggio di questi giovani atleti è davvero significativo, è un esempio per tutti. Allora, io credo che l'unico messaggio che si possa dare oggi è quello di poter vedere, godere della vista di tanti ragazzi che stanno provando quelle che sono le discipline paralimpiche, per dare loro la possibilità di conoscere il mondo paralimpico, lo sport paralimpico, affinché possano capire e godere di tutto questo. Poi è chiaro che è necessario lanciare un messaggio, il messaggio è che nulla è impossibile, il messaggio è che nella vita si può sempre ricominciare, il messaggio è che oggi siamo qui e che più di 300 ragazzi stanno provando 12 discipline del Comitato Paralimpico. Grazie a voi questo progetto va avanti da 2014 e oggi è solo l'inizio di questo anno scolastico. Gian Tommaso Perricci in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale. Beh, è giusto, è stata una iniziativa certamente opportuna avere qui centinaia di studenti, di ragazzi, la scuola deve formare ai valori
dell'uguaglianza, ma la scuola deve anche far comprendere che non esistono barriere e la giornata di questa mattina va appunto in questa direzione. Buongiorno, grazie a questa giornata che è la prima di altre 5 che succederanno nella regione Puglia, diamo proprio inizio a questa attività di inclusione e soprattutto al fianco dello sport paralimpico. L'ufficio scolastico regionale con il direttore generale, il dottor Silipo, è sempre stato attento ad affiancare le iniziative del Comitato Italiano Paralimpico, tanto è vero che dal 2014 nelle scuole pugliesi è attivo il progetto Scuola Sport e Disabilità, che vede aderire e partecipare circa 200 scuole in Puglia. La giornata è una giornata di sole, di festa, e gli artefici sono proprio i ragazzi. Ringrazio il comune di Crispiano per l'ospitalità, ma soprattutto ringrazio i docenti sempre al fianco di queste bellissime iniziative. Loredana Perrini, presidente del consiglio comunale di Crispiano, oltretutto docente. Beh, l'orgoglio questa mattina di vedere Crispiano protagonista per una battaglia di civiltà e di crescita. Diciamo che questo è un bellissimo atto di cittadinanza per tutti i ragazzi che stanno avendo l'occasione di partecipare a questo evento meraviglioso, dir poco. È un momento di crescita e di inclusione soprattutto. Francesco Petrelli, istruttore di Taekwondo, sì. Beh, come rispondono gli allievi? Allora, innanzitutto questi sono gli allievi del mio carissimo maestro Tommaso Petrelli, io sono qui come un loro compagno, io mi sono sempre allenato con loro e trovarli in queste, come dire, con questo spirito combattivo, questo spirito gioioso, di grinta, io dico che questa è una giornata non perfetta, però è l'ideale per poter dare il massimo di noi stessi. E noi siamo felici di dimostrare, dare una breve dimostrazione di qual è la nostra disciplina, che è il Taekwondo. Allora Massimo, ti piace il Taekwondo? Sì, mi piace. Da quanto tempo lo fai? Prima da poco. Dico da parecchi anni lo fai, da parecchio? Sì, parecchio. Due anni? Due anni, hai imparato molte mosse, hai imparato a difenderti? Sì, mi difendo. Ti trovi bene con gli amici, con gli istruttori? Istruttore. Benissimo. Bravo Massimo, in bocca al lupo. Antonio Fusti, responsabile regionale pugliese della FITARCO, Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Beh, uno sport di precisione. Come rispondono i ragazzi, le persone, diciamo, affette da qualche disabilità? Ma sostanzialmente rispondono bene, anche perché il nostro è uno sport di inclusione, nel senso che gli atleti normodotati e disabili gareggiano alla pari, quindi hanno le stesse possibilità sulla linea di tiro, e questo veramente ci fa estremamente onore, estremamente piacere, perché è uno dei pochi sport dove c'è la massima inclusione. Alessandro Recita, siamo amici su Facebook, fa parte del comitato paralimpico della difesa. Parliamo di questa specialità, il tiro con l'arco. Il tiro con l'arco è uno sport bellissimo che io ho conosciuto quando ho incontrato la disabilità. Ho scelto questo sport perché è uno sport davvero accessibile e che poi permette di competere anche con persone, diciamo, normodotate. Non vi è differenza tra persone normodotate e persone con disabilità, e devo questo grazie al gruppo sportivo paralimpico della difesa, cui veni chiamata a far parte, cui fanno parte tutti i militari che hanno subito infortuni per causa di servizio e non. E lì bisognava appunto scegliere uno sport, ce ne sono diversi, accessibili, a seconda della disabilità, tra i quali appunto scelsi il tiro con l'arco, e ho la fortuna di poterlo svolgere a Crispiano presso appunto Arcieri dello Ionio con il presidente Antonio Fusti, presidente della FITARCO Puglia.
Francesco Girolamo da Loco Rotondo. Abbiamo visto prima alcune dimostrazioni di come muoversi con questa attrezzatura. E certamente una carrozzella non può spegnere i sogni e la voglia di vivere. E voi siete i primi interpreti. Cosa si sente di dire magari a quei giovani che non sanno apprezzare il senso della vita, che la sprecano, che la buttano? C'è una vita in ogni forma, in ogni dimensione. Di mettersi in gioco, il messaggio è questo, nel senso che indipendentemente dalla condizione di partenza in cui una persona si può trovare, deve riuscire a trovare una modalità, e lo sport in questo è l'ideale, per rimettersi appunto in gioco, per potersi mettere nuovamente a crearsi una nuova opportunità, un nuovo modo di vedere le cose della vita. Parliamo della specialità di atletica che lei pratica. Allora, io sono ormai un po' vecchietto, nel senso che avendo già 44 anni per l'atletica leggera. Diversamente giovane. Questo politicamente. Io ne ho 49, sono più vecchietto. Questo politicamente corretto che ci insegue un po' dappertutto. Che io ho fatto, soprattutto per quanto riguarda i 100 metri e i 400 metri in pista. Questa è stata un po' la mia specialità. Adesso ovviamente con l'andare avanti degli anni sto aumentando a livello di chilometri. Solitamente i miei allenamenti ormai durano circa un 15 km al giorno. Abbiamo visto prima la dimostrazione, occorre molta forza nelle braccia per fare questi movimenti, per uscire, entrare dalla carrozzella, sollevarsi. Diciamo che lo sport aiuta anche in questo, perché se posso fare un invito all'attività sportiva è proprio perché ti permette di avere anche come risultato finale una maggiore autonomia nella vita di tutti i giorni. Anna Portacci, delegata provinciale FISPES. Che sensazione si ha ad avere a che fare con persone verso cui certamente la vita è stata ingrata, ma che hanno risposto alla grande, che danno una carica di energia anche ai cosiddetti normodotati? Allora, innanzitutto non dobbiamo, dobbiamo considerare i ragazzi, come voi li avete chiamati, diversamente abili, normali. Cioè, per noi sono persone normali con le loro capacità, con le loro, con i loro limiti. Come ognuno di noi, d'altronde. Noi, infatti, io sempre dico ai miei ragazzi che siamo tutti diversamente abili, cioè nel senso che ho le nostre abilità. Ognuno è più bravo in una cosa, ha dei limiti in qualcosa, eccelle in altre. Infatti, e quindi ognuno di noi eccelle in qualcosa. E noi abbiamo dei ragazzi molto bravi che danno il massimo e come anche tutti quanti, quando loro lavorano tantissimo per avere risultati, cioè non si deve pensare che è qualcosa che si ha così senza fare sacrifici. Loro fanno tantissimi sacrifici per avere risultati e il nostro compito è quello proprio di innanzitutto di rendere lo sport paralimpico più visibile, cioè visibile nel senso che tutti si devono rendere conto che è uguale all'atletica paralimpica, è uguale all'atletica dei normodotati, non c'è differenza, è soltanto questo, dobbiamo insistere su questo e far avvicinare i ragazzi, come vogliamo dire, normodotati. Questo tipo di attività? Tipo di attività, sì. Valentina! Ti posso rincorrere anch'io? Mi metto anche. Qual è il percorso? Così? Attenzione, ho fatto danni. Fermati Valentina, se no non ti raggiungo. Allora, ti piace questo sport? Ti piace questo sport? Sì. Da quanto tempo lo fai? Qualche anno? Quattro anni. Quattro anni. Sei brava, sei veloce? Sì. Mi dice, mi dice l'istruttore che da parecchio, ma ci sono altri tuoi colleghi, il vostro sport è sempre lo stesso? No, facciamo atletica e nuoto. Siete proprio polisportivi. Pure io faccio atletica e nuoto. Vi trovate bene, Massimiliano e Maurizio, gruppo sportivo Delfino ASD Taranto Onlus, un modo per stare insieme e anche per fare del sano sport. È giusto.
È giusto. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Egidio Lingesso, Boys Taranto. Beh, vedo che in carrozzina andare a centrare il canestro non è facile. Si danno bei colpi e c'è tanto agonismo e tanta energia. Indubbiamente non è facile. Adesso stanno provando i ragazzini delle scuole, mentre ho portato alcuni elementi della nostra squadra per farli vedere come si tira a canestro, come si palleggia e come si dovrebbe tirare. Alcuni ragazzi hanno trovato difficoltà all'inizio a tirare perché credevano che fosse facile, poi quando hanno messo in carrozzina e muovere lo strumento principale non è semplice. Intervistiamo qualcuno di questi atleti. Beh, allora è facile, vedo che ci vuole molta forza, eh? Ci vuole. Da quanto tempo hai iniziato? Da ora sto provando. Farai bei muscoli. Voglio. È una nuova esperienza. Io sono il manager. Ecco, mi stanno presentando i vari componenti della squadra, tutto in presa diretta, il presidente. Allora, presidente, come vanno le cose? È un presidente rigido? No, assolutamente. Esonera gli allenatori, perché nel mondo del calcio i presidenti perdono la pazienza e fanno di tutto. No, assolutamente, noi prima di siete amici. Esatto, formiamo il gruppo e siamo dei ragazzi che condividono. Uniti. Esatto, uniti che condividono lo stesso problema. Quindi facciamo sport nel sociale e questa mattina cerchiamo di far capire ai ragazzi quanto è difficile controllare e giocare a basket in carrozzina. Tutto qui. Federazione Italiana Canottaggio, Carlo Tosi, beh, un vogatore. Sì. Qui esemplificativo, ovviamente non potevamo avere adattato, la canoa. Abbiamo anche quello adattato per i disabili paraplegici. Ecco, vediamo come rispondono, perché già il canottaggio è uno sport bello pesante, tosto, però chiaramente il diversamente abile ci mette ancora più forza e energia. Allora, sì e no, perché siamo sull'acqua, per cui ha un'energia usata in modo diverso. Quello che può tornare comodo al disabile è il gesto che gli educa la schiena. Infatti un mio amico collega paralimpico, appena ebbe l'incidente in moto, la rieducazione la fece subito sul remo ergometro adattato per il disabile, e per cui è una disciplina anche educativa per l'attività quotidiana, per il paralimpico. Vediamolo magari proprio in presa diretta, come funziona, facciamo una dimostrazione. Dobbiamo considerare, dai. Allora, consideriamo un ragazzo che non ha l'uso delle gambe, uno più basso che ha le gambe più corte. Ok, siamo tutti bassi. Mettiamo un ragazzo che non abbia l'uso delle gambe, ci mettiamo e blocchiamo le gambe. E prendiamo quello che sarebbe poi in acqua il remo e muoviamo braccia e busto. Questo movimento del busto ritonifica i muscoli della schiena, per cui riesce poi a recuperare l'attività del tronco. Capisci? Da una persona che è incapace soltanto a muovere le braccia, a muoversi anche, a prendere il cassetto in basso in cucina, nel quotidiano ha una grande utilità, per cui il canottaggio è anche parte di educazione motoria. In più, se noi riusciamo a portarlo in acqua, noi speriamo che il comune, la provincia e la regione ci diano, noi del Rowing Club Taranto, degli spazi per portare i disabili, le carrozzine. Abbiamo fatto degli esperimenti, ma con molte difficoltà, a portare i disabili in acqua. Sicuramente con il discorso della barca andremmo a migliorare le performance di vita di queste persone. È il momento della pesistica con Agostino De Bellis. Non ci deve essere differenza tra
normodotati, diciamo, e diversamente abili? No, infatti oggi stiamo provando delle discipline che possono fare tutti, chiaramente con le dovute strutture, dovuti accorgimenti anche da parte degli istruttori. Infatti adesso stanno provando a sollevare dei pesi, chiaramente questi sono dei pesi giocattolo, chiamiamo così, stanno provando sia ragazzi tra virgolette normodotati che ragazzi disabili. Il badminton, una nuova disciplina che va in voga. Sì, veramente tanto nuova non è, diciamo che rispetto alle altre non è tanto conosciuta, in Italia già è praticata da oltre 40 anni, c'è la federazione e quant'altro. È uno sport prettamente asiatico, infatti è frequentato e praticato soprattutto nei paesi asiatici, infatti è il primo sport praticato nell'Asia. In Italia diciamo che adesso il movimento sta, soprattutto per quanto concerne il paralimpico, sta crescendo, infatti ci stiamo noi adoperando adesso per i prossimi campionati che saranno il 19-21 novembre a Milano. E quindi è un movimento in crescita, è un gioco però di fatto è anche uno sport paralimpico ed olimpionico, quindi comunque è un'attività tutto pieno importante. Sabrina Rizzo, Federazione Italiana Bocce, FIB, ma chi l'ha detto che le bocce sono lo sport dei vecchietti? Assolutamente falso, è uno sport adatto a tutti, ai giovani, alle donne, ai ragazzi con disabilità, e quindi veramente uno sport per tutti. Com'è nata questa passione? Per un me... po' insolita, no? Per una donna. Personalmente ho incontrato dei ragazzi che mi hanno invitata a provare questo gioco, questo sport, e c'è stata subito una passione grande, mi è piaciuto da subito. E quindi mi sono poi appassionato, ho trovato dei ragazzi che fanno parte della squadra, diciamo del team, c'è anche molta complicità, unione, quindi è uno sport veramente bellissimo. Francesco Stefanizzi, campione nazionale di boccia paralimpica. Sì, ho vinto il titolo a Torino nel 2019. Tu sei di? Lecce. E faccio parte con Sabrina della squadra di San Nicola. Adesso saremo impegnati la settimana prossima, il weekend dal 22 al 24 di ottobre a Roma, perché finalmente dopo un anno e mezzo di stop si faranno nuovamente i campionati italiani, e spero di riconfermare il titolo. Spero che non sia una gufata, però speriamo di no. In bocca al lupo. Interrompiamo un acceso match di ping pong, come va? Ah, bene, una bellissima giornata, poi stare così in contatto con i ragazzi e far conoscere questa nuova disciplina è emozionante, al di là del fatto se si riesce a giocare o no. Oggi è una mattinata un po' difficile per il tennista perché c'è il caos a vento, quindi non è facile giocare, però vedo che i ragazzi sono molto entusiasti e speriamo che si avvicinino quanto più gente a questa nuova disciplina. La presidente della commissione paralimpici della federazione di tennis da tavolo, Federazione Italiana Tennis Tavolo, siamo ben lieti di partecipare a questa manifestazione, soprattutto noi facciamo tennis tavolo nell'ospedale, il Policlinico di Bari, perché vogliamo ricordare che il tennis tavolo è ottimo per la riabilitazione ed anche risveglia i riflessi. Esatto, è come giocare una partita a scacchi ma correndo i 100 metri, quindi adatto per tutti, per il corpo e per la mente. Leonardo Melle, scuola di ciclismo. Sì, Leonardo Melle, scuola di ciclismo. Io oggi sono qui con i ragazzi per far vedere che chi ama la bici ci possono essere altre possibilità, e sto dimostrando che nonostante ciò che mi è successo dopo un aneurisma cerebrale, 2 anni di coma, c'è la possibilità di usare questi tricicli dove noi torniamo di nuovo a pedalare. Alla vita. Alla vita, vero, alla vita. Rosa Barone, assessore ai servizi sociali, al welfare della Regione Puglia,
una serie di iniziative per appunto gli sport, le attività paralimpiche e Crispiano è protagonista. Crispiano è uno dei comuni appunto di questo giro. Io lo definisco un giro di civiltà, una battaglia di civiltà, di uguaglianza. Sì, sicuramente è un grande orgoglio per tutta la Puglia ospitare questo evento e oggi la prima tappa, quindi anche questo è un grande onore. In questa inaugurazione così importante c'è anche la vincitrice Vittoria Bianco, quindi questo riempie tutti noi di orgoglio. È chiaro che è un momento di civiltà, ma anche di consapevolezza di quanto lo sport, l'arte, la musica fanno sì che si superino tutti i confini, tutti i limiti, e credo che sia, insomma, la cosa più giusta da dover sottolineare e assolutamente promuovere, uno sport che sia veramente senza limiti e confini, come è giusto che sia. E questa è una bella giornata in cui persone diversamente abili e persone normodotate possono competere tra loro, confrontarsi e quindi dar vita a quella che è il senso stesso dello sport, cioè l'uguaglianza e l'equità, e tale dobbiamo, insomma, tutti noi supportare questo tipo di concetti. Beh, siamo al momento delle conclusioni, tracciamo un po' il bilancio di questa bellissima giornata. Sindaco Crispiano ha avuto, come dire, l'onore di essere il primo comune in questo giro appunto dello sport, delle attività paralimpiche nella regione Puglia. Un bilancio certamente positivo e una iniezione di fiducia in ognuno di noi, perché molte volte diamo tante cose per scontate e stiamo bene, però quando pensiamo a chi è stato più sfortunato di noi, beh, dobbiamo anche guardarci indietro e guardare avanti e imparare da queste persone. Molte volte ci si lamenta a vuoto, inutilmente, se si considera il loro entusiasmo. Questo entusiasmo deve essere il vero contagio per tutti. Sì, entusiasmo, coraggio, positività, tutti messaggi importanti, soprattutto per i ragazzi che li avete intervistati, avete visto anche il loro piacere nel poter provare anche che cosa significa fare basket in carrozzella o la handbike, cioè tante esperienze che sono assolutamente importanti per loro. Quindi bilancio strapositivo, privilegio per Crispiano aver avuto la prima tappa della giornata paralimpica, la medaglia d'oro per i ragazzi, la medaglia d'oro Vittoria Bianco, che è stata assaltata dai ragazzi per un selfie, ma anche che ha potuto parlare con loro e ha lasciato, credo e spero, semi di positività in tutte queste giovani generazioni che potranno, secondo me, affrontare con più fiducia tutti i loro percorsi di vita. Allora, come ti chiami? Carlo Bello. Carlo Bello. Che scuola sei, Carlo? Francesco Severi. Perfetto. Allora, raccontaci un po', com'è andata questa giornata? Tutto benissimo, è stato molto bello. Senti, hai provato un po' le varie discipline, che ti è sembrato? Hai capito quanto può essere divertente ma anche difficoltoso fare sport con certi strumenti? Sì, molto. Perfetto. Che vuoi dire ai tuoi compagni? Ti viene in mente che ti porti a casa da questa giornata? Che sensazioni hai avuto? La motivazione di continuare sempre avanti e non arrendersi per un proprio obiettivo. Bravissimo, facciamo un bel applauso a Carlo. Bravissimo. Giovanotto più grande, vedi che Carlo già ha detto cose importanti, eh? Tu chi sei, come ti chiami? Fabrizio. Di che scuola sei, Fabrizio? Elsa Morante di Crispiano. Fabri, allora, com'è andata questa giornata secondo te? Lo tengo io il microfono, stai tranquillo. Allora, mi sono fatto male un paio di volte, forse qualche sgridato. Del resto tutto a posto comunque. Che ti porti a casa anche tu insieme ai tuoi compagni come messaggio della giornata? Ma seriamente, non guardare a quelli che ti fanno ridere. Seriamente, vuol dire, è stata utile secondo te questa giornata? Perché? Il gioco di squadra è importante. Okay. Oltre al gioco di squadra, che sensazioni ti hanno dato gli atleti paralimpici, gli atleti che vi hanno fatto vedere come si fanno questi sport? Che hanno fatto molti sacrifici, si vede, sono delle persone che hanno creduto in loro stesse, ce l'hanno fatta nonostante numerose difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Quindi alla prossima difficoltà che tu incontri, o noi cosiddetti normodotati incontriamo, basta pensare un attimo a loro e tutte le cose diventano molto più semplici da affrontare, o no?
alla fine siamo noi che ci complichiamo le cose da soli, no? È tutto semplice, basta viverselo. Bravissimo, vedi? Se l'è cavata bene, ragazzi, dai un applauso se lo merita. Allora, oggi abbiamo avuto anche una graditissima visita, che è la visita dell'assessore regionale al welfare Rosa Barone, a cui vi prego di fare un applauso, che ha voluto proprio vivere anche lei questa giornata e voleva farvi un saluto ai ragazzi, agli studenti, alle associazioni, ai docenti, a tutti quanti qui presenti. Grazie Rosa per essere qui oggi. Grazie Luca, grazie a voi per questa bellissima giornata, per questo grande esempio che avete dato. Oggi inaugura l'evento regionale, giornata paralimpica regionale, no? È la prima giornata paralimpica, la prima tappa della giornata paralimpica regionale ed è molto bello iniziarlo qui con voi. Io stamattina sono partita da Foggia piena di entusiasmo, col desiderio veramente di salutarvi e di ricordare che quanto è bello superare i nostri limiti, superare i nostri pregiudizi, superare quelli che sono i nostri steccati anche mentali. Spesso e volentieri siamo noi che ci diciamo, come diceva prima il ragazzo, che ci diamo dei limiti, ci diamo dei muri, creiamo dei blocchi. Al contrario, questi ragazzi, soprattutto chi ha vinto e dopo sicuramente parlerà, dimostrano con l'esperienza ma soprattutto col grande impegno quotidiano quanto è importante vincere i propri limiti e superare i pregiudizi. Quindi cerchiamo di amare quello che facciamo, amare lo sport e vincere veramente qualsiasi tipo di muro dentro e fuori di noi per vivere meglio e condividere come in questa giornata, una giornata di inclusione sociale fra persone che possono essere diverse per tanti sensi e non soltanto fisici ovviamente. Quindi nell'augurarvi una buonissima giornata e augurare buona fortuna a questo evento regionale, vi auguro insomma di poter superare tutti insieme i nostri limiti mentali, fisici e tutto quello che comporta il blocco e sopravvivere e vivere una vita sicuramente migliore, abbracciati agli altri, al prossimo. Grazie ancora e buona giornata. Allora assessore, pronti? Giuseppe, vieni qua, dove stai? Madonna mia. Vai. Allora, dov'è l'assessore? L'assessore alla tua sinistra, vieni Rosa, avvicina. Allora assessore, io per a nome di tutto il Comitato Paralimpico e tutti gli atleti faccio omaggio al cappellino della manifestazione e due braccialetti. Attenta che non cadono perché questi sono volanti. Sempre a nome del Comitato Paralimpico e di tutti gli atleti, di tutti i tecnici, al quale chiederei ancora una volta un applauso per questa amministrazione, consegniamo una targa al sindaco e all'amministrazione Crispiano. Grazie, leggi grazie, tu perché grazie, non ci vedo. Giuseppe, bella leggi che c'è scritto a Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, per la cortese e fattiva collaborazione. Poi Aurora dove sta? Alla tua sinistra. Tutto a sinistra vengono. Vabbè. Allora, continuiamo altri due minuti anche per quanto riguarda l'assessore Aurora, io non mi ricordo mai il cognome. Bagnalassa, sempre un ringraziamento da parte del Comitato Paralimpico Puglia e di tutti gli atleti. Anche per te un pensierino. Grazie. Puoi leggere? Beh, dove sta la curva sud? Un applauso all'assessore, forza! Bravo! Datemi l'ultima. È la mia clac. Andrei, mi date l'ultima? Poi. Vittoria dov'è? Eccola! Mamma mia che Mo' l'applauso deve essere forte, eh! Vi siete fatti le foto con Vittoria, avete ascoltato, avete avuto l'opportunità di parlarci, mo' un bel applauso a Vittoria, eh! Cominciamo con lo... mi piace! Vai Giuseppe! Cioè, in un'altra vita facevo il presentatore, capito? Quindi è proprio è connaturato. Comunque, per ultima, ma non per importanza, ma perché, come ha detto Luca, il sindaco, vorremmo un applauso triplo. Quindi cominciate a scartarvi le mani che fa freddo. La consegniamo a Vittoria Bianco per i suoi risultati. Prego Vittoria.
leggi che c'è scritto. Ma non si sente niente però, forza con le mani, me! Oh! Forza! Eccede! Mamma mia! Yeah. Fuggi da tempio di resilienza. Brava! Devo dare un saluto. Oh, silenzio però! Niente, credo che comunque... Silenzio! Ho sentito alcuni ragazzi che hanno detto che si sono divertiti, credo sia fondamentale, io sono stata super entusiasta di essere qui, niente, grazie a tutti. Un grande applauso a Vittoria, insieme a Vittoria, a tutti gli atleti paralimpici. Abbiamo anche un campione mondiale qui di, no, della nostra Manduria, voglio dire, qui davanti a noi, a tutti gli atleti paralimpici che hanno anche fatto le dimostrazioni e vi hanno fatto comprendere quanto è bello fare sport insieme e quanto è importante l'inclusione, quanto è importante comprendere per diventare più forti e coraggiosi nella vostra vita. Ragazzi, con un applauso, un saluto a due campioni mondiali, a Leonardo Melle, eccolo, e a Piero Suma, non so se sta ancora qua. Andato.